You come here, ass. Fuck. Allora, voglio dire, in California sono già riusciti ad allungare di 5 volte l'età, la vita media di un verme. Straordinario o no? Per un californiano è un gioco da ragazzi. Allora ero lì e mi sono immaginato il verme. Come va? Insomma, solita vita da verme. We got a surprise for you. Really? Già il fatto che un verme parli inglese meglio di quasi tutti noi, secondo me, a livello di ricerca scientifica è qualcosa di straordinario. Infatti vi ho visti con gli occhi sbarrati, ho detto faccio il simultaneo in italiano, così ci portiamo avanti più facile. Abbiamo una sorpresa per te. No, dai, non ci credo. Non me lo dire, dimmi che siete riusciti a trovare il modo di mettermi le zampe. Sarebbe qualcosa di straordinario. Non hai idea, strisciare nello schifo tutta la vita. No, we got more. Abbiamo di più. Impariamo anche un po' di inglese stasera. We got more for you. No, le orecchie, non me lo dire, dimmi che hai trovato il modo di mettere le orecchie, che sento tutto ovattato qui, non capisco. No, we got more for you. Gli occhi, dimmi che finalmente vedo dove sono. Sei sottoterra, non ti perdi un granché. Dici, no, ma voglio vedere, sarebbe straordinario. We got more for you. Siamo riusciti ad allungarti la vita di 5 volte, potrai fare il verme altri 5 anni, dimmi se non è straordinario. Mi aspettavo qualcos'altro. Ma aspettativa e vermi sono due cose che non si conciliano. No, no. Ma parlare di allungamento della vita umana non è proprio esatto, eh? Cioè, arrivasse il californiano qui, adesso, e ci dicesse, guarda, il decennio dai 20 ai 30 anni, uno dei periodi più belli della vita, riesco a fartelo durare 15 anni. E senza introdurre le ore da 50 minuti, prometto. Allora sarebbe straordinario. Ma qui, cioè, è un po' diverso. Cioè, è più corretto parlare di allungamento della vecchiaia. Scusatemi. No, hai poco da ridere, sai che le gambe non sono più quelle di una volta. Digerisco male, sento poco e anche le gambe digeriscono male. Le gambe. Dai, diciamo che ci sono tutte le premesse per liberare il posto, ma è in quel momento che arriva il californiano e fa: We got a surprise for you! Bonus vita! Altri 20 anni! No, sì! A me bastavano anche solo i 5 del verme. No, il californiano vuole di più. Non si accontenta. Ed è molto più semplice di quello che possiate pensare. I geni dei lieviti sono per un terzo identici a quelli dell'uomo. E questa è una notizia dura da mandar giù. Ma se eliminando alcuni geni, i lieviti muoiono. Eliminandone altri, vivono più a lungo. Gli americani vogliono capire perché. Per poter riprodurre gli stessi effetti sull'essere umano. Ci sta. Perché accontentarsi di rendere quasi immortale una pizza quando puoi vivere gli ultimi 30 anni della tua vita come una pagnotta in eterna lievitazione? Le probabilità che una ragazza di 20 anni oggi conosca la sua bisnonna è più alta di quella che aveva la bisnonna all'età della ragazza di conoscere sua madre. È così, è l'unica cosa che ho imparato a memoria, ok? E io mi chiedo, ma lo scarto generazionale, arriverò a 100 anni, ai nipoti, cosa gli dici? Che sei lì e dici, nipoti, non saranno nipoti, saranno tris, quadris, nipoti. Cosa gli dici? Ai miei tempi era diverso. Quando incontravamo una donna che amavamo, ci sposavamo, facevamo un bambino e di lì a poco ci separavamo. Poi trovavamo un'altra donna, facevamo un altro figlio e ci separavamo ancora. E via, via, così tutta la vita eravamo così legati alla famiglia che se non ne avevamo almeno 2, 3, 4 non potevamo vivere. Ma non potete capire. Altri tempi, sono valori che si sono persi.